Radio Bruno siamo felicissimi di ospitare i Coma Cose. Benvenuti! Ciao! Ciao a tutti! Allora, voglio dirlo subito. Faccio una domanda che un po' prende pesca dal personale prima di addentrarci ovviamente in Sanremo, nella vostra canzone Fiamme negli occhi, eccetera. E voi siete una sorta di animale mitologico, cioè siete una coppia che riesce a lavorare insieme. Non solo, riesce per esempio ad accordarsi sugli outfit da indossare su un palco come quello di Sanremo. C'è un segreto? Insegnatecelo, perché secondo me potrebbe svoltare la vita di molti. Allora, per quanto riguarda lo stylist, lavora con noi una nostra cara amica ormai, che ci conosce molto molto bene, molto brava, e quindi diciamo: senti, ti prego, fai tu, perché sennò qua non se no litighiamo a capo. Quindi qua normale, tutto normale, sarebbe uguale a chiunque. Esatto. Quindi è merito della stylist. Sì, ha avuto tanta pazienza con noi, perché comunque insomma ce ne vuole, però alla fine ci siamo trovati tutti e tre. E per quanto riguarda il lavoro, insomma, è dura, cioè nel senso è bello, perché comunque condividere è sempre meraviglioso, però insomma le discussioni non mancano, fanno parte, però forse sono anche quelle della condivisione, quindi si discute. Come funziona quando vi approcciate a un pezzo, per esempio come quello che è stato portato a Sanremo, come ruoli intendo? Beh, dici nella scrittura? Sì. Ma guarda, in realtà tutte le canzoni che facciamo nascono un po' così, per caso. Cioè, i testi arrivano pian piano, noi ci appuntiamo delle cose, sono su carta, sui bigliettini, a volte sul telefono. E poi un giorno arriva la voglia di scrivere la canzone, si fa una sorta di puzzle di tutte queste frasi e si trova una tematica e poi arriva la canzone. Quindi abbastanza, cioè per noi è una roba normale, e così anche come è stato questo brano qui. Quindi normalità, vi siete appuntati qualcosa, avete messo insieme i concetti, magari lavorate moltissimo sull'uso della parola, il gioco che richiama a un'altra parola, questo concatenarsi che è molto particolare, sicuramente vi identifica, no? Come stile, almeno questa è la mia personale opinione, e avete messo insieme questo puzzle e poi vi siete guardati e con le fiamme negli occhi e avete detto: lo portiamo a Sanremo. Più o meno, dai, sì. Sì, dai, alla fine sì. Diciamo che non erano i nostri piani all'inizio, non è che l'abbiamo cercato Sanremo. È arrivata una canzone che secondo noi era perfetta, mandata, piaciuta, via, e siamo qua. Insomma, buona la prima, ecco, dai, siamo contenti per quello, ma soprattutto siamo contenti perché da quello che abbiamo capito che ci sta tornando indietro, insomma è passata anche la semplicità forse dell'approccio, che era la cosa che volevamo che arrivasse maggiormente. Noi abbiamo un percorso un po' fuori dalla TV, fuori forse da quelli che sono i canali in cui si viene conosciuti dal pubblico, dal grande pubblico italiano della televisione, e non volevamo essere fraintesi, ecco. Insomma, ci spaventava un po' questa prova del 9, ma insomma, sembrerebbe, no, che è passato quello che volevamo. Sì, sta un po' cambiando la mentalità con la quale molti gruppi o performer, diciamo, dico una parola per cercare di raggruppare tutto del panorama indie, per intendere non incredibilmente mainstream, magari molto centrati in un percorso, ma non conosciuti appunto, come dicevate, dalla massa, quindi dal generale, si inizia a guardare in maniera un po' diversa forse Sanremo. Non so se perché negli ultimi anni magari ha sdoganato i vari Mahmood, Diodato, che comunque entrambi arrivano da un panorama non mainstream, e quindi anche i Coma Cose trovano il loro spazio all'interno di un festival che in effetti è anche molto molto giovane. E non so, nel vostro immaginario Sanremo come lo vedete, come lo vivete? Ma guarda, io penso che alla fine Sanremo sia sempre un po' stato lo specchio poi della realtà, cioè del paese. Sicuramente la musica indipendente, se così vogliamo chiamarla, negli ultimi anni ha preso molto piede, grazie comunque magari anche a i social, YouTube, insomma, ha avuto comunque un momento di vista e quindi è entrata in molte più case delle persone.
Quindi da quest'anno comunque Sanremo ha come dire, preso la consapevolezza di questa cosa e ha voluto insomma fotografarla. E penso sia più o meno sempre stato così, anzi. Sì, in realtà sì, è vero. Cioè, forse c'è stato un momento proprio di passaggio e Sanremo magari ci ha messo 2 o 3 anni ad assestarsi su questo sì. cambiamento, però questo è normale, insomma. Ovviamente quello che viene veicolato sui social è molto più veloce di quello che succede sui canali convenzionali, però secondo me quest'anno è veramente una fotografia realistica di quello che succede fuori, nei concerti, nelle piazze, insomma, quello che è la musica che succede davvero, ecco. Ho letto che Fausto voleva essere, diventare, credo, da bimbo, da giovane, Alberto Camerini. Quindi esatto. Nel parallelismo, Francesca, chi voleva diventare? Cioè, che... Marco Rossi. Ah, ok, perfetto. Quindi ci può stare. Cioè, una coppia che fatico un po' a immaginare insieme sul palco dell'Ariston a guardarsi negli occhi e cantare una canzone, però insomma, magari è la mia immaginazione che è un po' limitata. Potrebbe anche essere. Ci vuole tanta fantasia. Ci vuole tanta fantasia. Fantastica. A proposito di cose fantastiche, arriviamo a domani, quindi una delle serate che sicuramente regala di più in generale, perché reinterpretare delle cover e magari farlo, come nel vostro caso, con credo anche amici, no? Sono i vostri produttori, regali appunto tantissimo al pubblico da casa. Ci parlate della vostra scelta sia a livello musicale che rispetto a chi vi accompagnerà? Ma hai anticipato insomma un po' il discorso dei produttori che hanno prodotto anche il brano in gara, che sono Mamacas, che sono due di produttori, due ragazzi che insomma sono con noi dal giorno zero, e ci faceva piacere condividere con loro questo palco importante, che tra l'altro insomma è anche merito loro poi se siamo qua. E Alberto Radius è ovviamente la ciliegina sulla torta, sia per quello che rappresenta come musicista e sia anche perché è stato musicista e collaboratore di Battisti, ha lavorato tra l'altro proprio al disco Il mio canto libero, quindi diciamo che portiamo un pezzettino di storia nella storia e speriamo che questo ci dia anche un po' la forza di confrontarci con un mostro sacro del genere, perché insomma ieri ci tremavano le gambe e domani sarà la stessa cosa, sotto aspetti diversi, però sarà emotivamente importante credo domani. Eh sì. Ecco, mi ricollego al Mi tremavano le gambe. Allora, ieri voi praticamente il brano l'avete cantato guardandovi. Di conseguenza sì. Non c'era molta concentrazione rispetto al fatto che il pubblico non era presente in sala. È stato fatto perché volevate aiutarvi in questo senso o perché la canzone che avete presentato richiedeva questo? Ma un po' per, in realtà, fatalità per entrambi i motivi. Perché comunque... essendo che noi cantiamo una canzone che ci dedichiamo a vicenda, sarebbe stato strano da un certo punto di vista cantarla a un pubblico essendo uno a fianco all'altro, perché dici avrebbe avuto più senso dedicarsela. Il fatto che poi appunto il pubblico non c'è realmente, questa cosa ha fatto sì che assolutamente abbiamo sfruttato diciamo questa carta a nostro favore, dicendo ok, non ci sono occhi da guardare, da cercare, quindi guardiamoci negli occhi noi e dedichiamoci a questo punto interamente la canzone. Perfetto ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per essere stati con noi, grazie mille e in bocca al lupo. E viva il lupo! Sanremo 2021 in collaborazione con Biper Banca, Encaplast Packaging Solutions, Audi Zentrum Modena Schiatti Motor, ODS Giocattoli, Cantina di Quistello dal 1928, Supermercati Famila, con noi sei in famiglia, e Marluri Caricamore.